Martedì 26 marzo 2019, alle 8:15 in punto, buongiorno dalla Radio dell'Avvocatura per una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Partiamo subito dopo la sigla. Uslow Web Radio trasmette i tuoi eventi in diretta. Contattaci webradio@uslow.it. Ancora buongiorno da Pierluigi Serra sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura, in diretta dallo studio virtuale di Napoli barra Cagliari, sono in transizione. Buongiorno Ornella Sala, buongiorno a Milena Miranda, stabile da Napoli. Assolutamente sì, mi piace questa cosa in transizione, che poi io ti vorrei vedere, insomma, in questa transizione Napoli-Cagliari dovresti stare praticamente a trasmettere dal mare, insomma, forse da qualche nave delle ONG, non lo so, insomma, perché in verità, insomma, tra Napoli e Cagliari c'è un mare meraviglioso, noi invitiamo sempre i nostri radioascoltatori a tenere in considerazione che abbiamo delle bellezze naturali in questa nostra Italia, trascuratissime ma bellissime. Oggi di che cosa parliamo, Piggio? Milena, parliamo di tanti argomenti variegati tra loro ma che uniscono l'avvocatura. Parliamo della riforma della crisi d'impresa con il padre della riforma fallimentare, parliamo di un bellissimo progetto portato avanti da MGA che è un coworking per avvocati, e infine una brutta storia che però ha visto l'avvocatura reagire fermamente. Parto in udienza, qualcuno aveva titolato Parto rischio in udienza. Sì. Direi che possiamo partire subito, visto che è una bella puntata ricca. Io partirei subito, se sei d'accordo, con il dottor Renato Rohrdorf, che è presidente emerito della Corte di Cassazione, proprio sulla riforma della crisi d'impresa, luci e qualche ombra. Un'intervista raccolta dal nostro Domenico Monterisi. Ascoltiamolo. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Microfoni della Radio dell'Avvocatura, il presidente emerito Renato Rohrdorf, che tutti definiscono, ma adesso sentiremo anche la sua opinione, il padre della riforma della legge fallimentare, che non chiameremo più così, ma parleremo adesso di codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Allora, Presidente, la legge è entrata in vigore, anche se una buona parte di questa legge vedrà i suoi momenti iniziali ad agosto del 2020. È ancora la legge col suo nome? No, direi di no, soprattutto e più in generale non credo che sia mai opportuno qualificare la legge con il nome di una persona, che sia il proponente, che sia colui che ne ha elaborato in parte il testo. La legge non è mai di una persona sola. Intanto questa particolare legge, rispetto al testo elaborato dalla commissione che io ho presieduto, è stata abbastanza significativamente modificata in molti punti, e già questo implica che non abbia forse legittimità a qualificarla col mio nome. Ma poi più in generale, io ho presieduto una commissione composta da persone di altissimo livello, magistrati, accademici, operatori, professionisti del settore, i quali hanno elaborato loro e collegialmente e tutti insieme un testo discutendone. Quindi attribuirla a una singola persona
è sempre improprio in ogni caso. Presidente, da operatore del diritto, curatore fallimentare, mi trovo già con le prime difficoltà, ma penso che sia un fatto comune a tutta l'Italia, che è l'entrata in vigore, questa anticipata rispetto a tutto il resto, dell'albo dei curatori, che sta creando non pochi problemi e penso che li creerà soprattutto nei tribunali medio-piccoli, perché avere delle professionalità già con 4 incarichi nell'ultimo quadriennio oppure l'iscrizione attraverso i corsi di cui non si capisce ancora granché perché mancano i regolamenti potrebbe determinare qualche impasse. Sì, sì, mi rendo conto di questa difficoltà. D'altra parte, in generale, la istituzione di un albo dei curatori mi sembra un fatto positivo. Sono d'accordo con lei. E perché è anche un modo per disciplinare situazioni che non sempre sono state trasparenti nella scelta dei professionisti. E qualificare, no, più in generale tutta la categoria. Tutta la categoria. Del resto è qui le professioni, quella forense prima di tutto, come quella degli attori commercialisti, sono impegnate davvero in prima linea nel poter far funzionare questa riforma. Sul modo in cui poi in concreto l'albo dei curatori adesso è stato articolato, sulle difficoltà pratiche della sua attuazione, convengo con lei che ci sono anche perché un ottimo curatore che ha avuto negli ultimi 4 anni un fallimento con un attivo di 10 milioni di euro, certo, si vede pregiudicato rispetto a chi ha chiuso con il 102 una serie di procedure. Certo, quindi bisognerebbe in qualche misura trovare dei coefficienti correttivi rispetto al mero dato del numero delle procedure. Lei sa del resto che è stata appena varata una legge che consente al governo di introdurre dei decreti correttivi. Sì, infatti. Vedremo se questo può essere uno dei sistemi. Vedranno, perché io non ho nessuna parte più in questa commedia, se questo può essere uno dei punti sui quali intervenire con un correttivo. Certo. Sempre parlando di esperienze personali da professionista del Sud, qualcuno lamenta che per le imprese del Sud, in particolar modo perché sono sempre più medio-piccole, l'istituzione di controlli che adesso saranno obbligatori, se non altro quello del revisore, addirittura in molti casi anche del collegio sindacale, sarà un appesantimento di spese che graverà molto su queste imprese. Sì, anche questo è un rilievo che ha, credo, un fondamento. Qui di nuovo, non per tirarmi fuori, ma ricollegandomi al discorso di prima, come lei certamente sa, questa è la previsione di questa disposizione in materia di controlli nella SRL più accentuati, è una previsione che fu introdotta nella legge delega dal Parlamento, sì, non era infatti. Tra le cose che la commissione da me presieduta aveva ipotizzato. Io capisco che in un contesto nel quale si vuole favorire l'allerta e quindi la percezione tempestiva dei sintomi, che qualcuno crisi, controlli l'interno dell'azienda, l'importanza dei controlli assume una valenza ancora maggiore del passato, però effettivamente bisogna saper modulare questa esigenza di controlli in funzione della dimensione dell'impresa e delle sue esigenze economiche, e qui anche qua forse, ecco, qui non credo che si possa immaginare delle grandi modifiche a livello di decreti correttivi, perché la legge delega che aveva è già piuttosto rigida sul punto e quindi nella sua attuazione non si poteva, credo, fare molto di diverso da quello che si è fatto. Però è vero, il problema esiste. Un ultimo argomento, le procedure di sovraindebitamento, un po' cenerentola per tanto tempo, adesso vedo anche quell'esperienza personale che stanno prendendo piede e che effettivamente i cittadini ne possono approfittare in maniera utile per se stessi e probabilmente anche per i creditori, che altrimenti vedrebbero completamente pregiudicate le loro possibilità di recuperare il credito. Anche qui però io noto una aporia, perché mi sembra che la legge attuale, cioè quella che è entrata in vigore, sia molto più favorevole, ma nello stesso tempo entrerà in vigore fra 18 mesi, quindi teniamo in stand by una serie di situazioni che obiettivamente rischiano di avere un trattamento peggiore di quello che potrebbero, e lì mi sembra che problemi di natura anche organizzativa tali da spingere in avanti, così in avanti l'entrata in vigore, non ve ne fossero. Ma
Sì, qui non lo so, sono assolutamente d'accordo con lei sulla importanza dell'istituto del sovraindebitamento e sul fatto che occorra rafforzarlo, e credo che uno dei pregi del codice della crisi della impresa sia proprio quello di avere anche perché sappiamo la genesi delle leggi che lo hanno, certo, che era talmente traumatica, molto complicata, e quindi bisognava un po' sistematizzarla. Benissimo. E metterla a fattor comune con dei principi generali, e tutto questo è stato, credo, importante, lo si sia fatto. Sulla vacatio legis in generale di 18 mesi, adesso si può dubitare che 18 mesi sono troppi, poteva essere 12, che però il codice abbia bisogno di una vacatio legis significativa, di questo sono anch'io convinto, sia perché è un testo molto complesso. E poi c'è un cambio di mentalità completo. Proprio, esattamente, un cambio di mentalità, quindi un'assimilazione che ha bisogno di un po' di tempo, sia per i profili organizzativi degli uffici. Negli uffici e ovviamente nelle camere di commercio, esatto, per l'OPRI. Ora è vero che per quello che non mi faccia parlare male delle camere di commercio, perché poi parlerei Cicero pro domo sua, insomma. Per quello che riguarda gli organismi di composizione del sovraindebitamento, è vero che questi naturalmente sono già stati previsti e già in parte operativi, però appunto lo sono solo in parte, esatto, da quello che mi si dice. Io non ho adesso un'esperienza professionale diretta qui in questo campo naturalmente, ma da quello che mi si dice ancora in molte regioni, compresa la Puglia, sì, tra l'altro, sì, dove ora ci troviamo, in realtà non hanno ancora, o sono partiti a macchia di leopardo. Da rilevare che dove sono partiti vi è ancora la tendenza da parte dei presidenti di tribunali, sì, di nominare i propri professionisti, anziché, e questo anche va risolto. Ma quindi, ho già una pronuncia, sì, della Cassazione. Cioè, quindi alla fine probabilmente che anche per il sovraindebitamento sia in vigore, cioè ci sia questa vacatio legis, in modo da far entrare in vigore tutto insieme il pacchetto, diciamo, allineato, mi sembra abbastanza ragionevole in sostanza. Grazie Presidente, sempre grazie, gentilissimo con grazie, noi. Grazie a lei. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso, come già annunciato nella fase iniziale della trasmissione, abbiamo un'intervista raccolta da Pierluigi Serra all'avvocato Cosimo Matteucci, che con MGA ha iniziato questo bel progetto di co-working su Roma. Ascoltiamolo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslo.it. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno a Cosimo Matteucci, presidente di MGA. Ciao Cosimo. Ciao Pierluigi, ciao a tutti voi della radio e un saluto a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Cosimo, ti ho chiamato perché avete lanciato da pochissimi giorni una nuova e splendida iniziativa, un co-working di MGA. MGA da pochi mesi ha una sede nazionale a Roma, in via Nomentana, e voi avete messo in piedi un bel progetto che si tratta proprio del co-working, cioè mettere insieme i colleghi, condividere gli spazi e abbattere le spese. Lascio a te la parola, raccontaci di questo nuovo progetto. Sì, è un progetto a cui tenevamo moltissimo e stavamo lavorando da parecchio, poi ultimamente si sono create tutte le condizioni per poterlo realizzare, grazie anche alla sede che abbiamo aperto a Roma, la sede nazionale in via Nomentana 54. L'idea scaturisce da una necessità sostanzialmente, visto la gravissima crisi, specialmente delle fasce più deboli della categoria, vista la difficoltà di aumentare i redditi con l'incremento delle entrate, allora abbiamo pensato di tentare di ridurre le spese. Uh-huh. E tra queste, come sappiamo benissimo, quelle dei costi dell'affitto e delle utenze è certamente quella più gravosa. Lo strumento migliore con cui intervenire su questa voce di bilancio è proprio il co-working, e cioè la condivisione di spazi di lavoro con professionisti della stessa o diversa categoria. Tra l'altro poi sono dati di fatto, questa è l'era della sharing economy, l'economia della condivisione appunto, e crediamo che la condivisione degli spazi lavorativi e dei relativi costi possa essere uno strumento utile specialmente per gli avvocati e per quei professionisti che si trovano
nelle fasce reddituali più basse. Tra l'altro poi il vantaggio non è soltanto economico, il vantaggio è proprio nel lavorare a contatto con altri avvocati, con altri professionisti, e quindi da questo punto di vista il coworking si pone proprio come un incubatore di idee, ma anche di collaborazioni, perché poi dallo stare insieme possono nascere tantissime cose. Certo, che è proprio l'idea di base del coworking. L'avete lanciato da pochissimi giorni, che riscontri avete avuto, e ti chiedo quando partirà nel concreto e come funzionerà per gli avvocati che vogliono affiliarsi al vostro coworking? I riscontri sono stati ottimi, abbiamo avuto già molte richieste, ma di questo noi non avevamo dubbi, anche perché diciamo la piazza di Roma stavamo studiando da parecchio, stavamo esaminando, studiando lo strumento migliore con cui intervenire nella situazione di crisi che non è soltanto degli avvocati romani, ma un po' di tutta Italia. Stiamo partendo da Roma proprio perché lì c'è la sede. Partirà a brevissimo, stiamo ottimizzando una piattaforma, perché tutto vogliamo che si svolga online, tutto sarà digitalizzato. Anche la prenotazione delle varie postazioni di lavoro. Ci saranno delle postazioni di lavoro singole che potranno essere usate dai vari professionisti, che potranno scegliere se accettare di condividere lo spazio con altri professionisti come noi preferiamo, oppure valutare che magari per ragioni di riservatezza usare quegli spazi per una sola ora per ricevere i propri clienti. Tutto verrà digitalizzato, tutto verrà condiviso e sarà un nuovo modo di lavorare. Sostanzialmente, in un periodo in cui chiudono gli studi legali, noi abbiamo voluto aprirne uno tutti insieme. Questa era sostanzialmente l'idea. Devo dire che io in passato ho collaborato con un'impresa che poi ha messo in piedi un coworking e si avvalsa delle mie consulenze e del mio lavoro, e quindi anche quello che tu parli di piattaforma gestionale, digitalizzare, immagino il lavoro, l'enorme lavoro che c'è dietro questo progetto, è facile da intuire. Senti, una domanda politica ed economica: come si coniugano tutte queste cose? Il coworking è un'idea, un progetto che proviene appunto, che, da quello che tu hai detto, dalla sharing economy. Come si coniuga? E quindi anche uno strumento utile per le imprese. Come si coniugano uno strumento per le imprese con quello della professione, che invece vuole ancora distinguersi in Italia dall'attività imprenditoriale? Noi decliniamo questi strumenti con una parola che ci piace moltissimo: mutualismo. Coniugandoli in termini forense, mutualismo forense. Noi siamo dell'idea, ma questo ci conosci da tantissimo e anche gli altri colleghi, siamo convinti che nessuno di noi si salverà da solo, quindi o cerchiamo lo strumento di collaborare insieme, oppure le condizioni di ciascuno di noi sono destinate inevitabilmente a peggiorare. Ecco, mutualismo forense è esattamente questo: un collega, un avvocato, un lavoratore autonomo si unisce ad un altro lavoratore autonomo non soltanto per affrancarsi dalle spese dello studio legale, ma anche per cercare nella collaborazione lo strumento per migliorare le proprie condizioni di vita. Questa è la chiave di lettura con cui noi utilizziamo questo strumento, nato giustamente, come dici, per attività imprenditoriali. Noi lo decliniamo in termini di mutualismo e di sostegno e di solidarietà categoriale. Senti, avete valutato anche eventuali problematiche che possono esserci da un punto di vista deontologico? Pensi che avrete problemi da questo punto di vista? Abbiamo esaminato i vari profili, non crediamo ci sussista nessuna violazione, anzi, per assurdo dovrebbero essere proprio le istituzioni ad aprire le proprie sedi. Mi è venuta parlando con te questa idea, anche l'OCF o la Cassa o il CNF potrebbe aprire i propri spazi a quegli avvocati che si trovano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate, e ad aiutarli da quel punto di vista. È una forma di mutualismo che crediamo debba e possa diventare patrimonio delle istituzioni forensi, ma di tutta l'avvocatura. Tra l'altro dobbiamo uscire anche da quell'isolamento che è tipico anche degli avvocati, ma in generale dei professionisti e dei lavoratori autonomi. Sì. Dobbiamo forse percorrere la strada inversa. Ci hanno separato su tanti fronti e stiamo nelle condizioni pessime che sono riscontrabili da ciascuno di noi. Forse è arrivato il momento di percorrere la strada inversa e invece di frammentarci, unirci e cercare insieme di aiutarci e di sostenerci. Insomma, tante istituzioni forensi in questi anni hanno parlato di casa dell'avvocatura, e forse questo è veramente il migliore modo per fare la casa dell'avvocatura, Cosimo.
Sì, ma infatti, ecco, vedi, ragionando con te, ci stanno venendo queste suggestioni. L'appello è proprio questo, visto che si è parlato in tanti termini di, ma anche di sistema ordinistico, come la casa degli avvocati, succede anche qui da noi, un po' dappertutto. Ecco, qual è il modo migliore di farla vivere agli avvocati proprio in termini di studio, in termini di casa e in termini di sostegno alla propria difficoltà economiche, ma anche alla propria necessità di uscire dall'isolamento? Quindi questo è veramente un appello che dalla radio facciamo alle istituzioni: aprite le sedi agli avvocati, e forse questo è lo strumento migliore per avvicinare gli avvocati stessi alle istituzioni. Molto bene, io l'avevo detto anche in passato, eravamo al congresso di Catania, tu sei un sognatore dell'avvocatura, e questo tuo modo di sognare, pensare, tante volte si concretizza in un progetto bellissimo. Complimenti, tanto grazie, sostegno dalla radio, in bocca al lupo. Grazie. E ovviamente vi seguiremo. Come sempre, viva il lupo, a presto, un saluto, ciao. A tutti. Un caro saluto, ciao. Ciao. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Bentornati, grazie a Cosimo Matteucci, seguite MGA, perché è un progetto che a mio avviso è destinato a fare da volano di un nuovo modo di fare la professione. Andiamo avanti, l'ultima intervista, ne abbiamo parlato in apertura, è ad Antonino Galletti, che è il presidente del COA Roma, su una storiaccia. Un giudice la settimana scorsa ha negato a una collega, nonostante apposita norma che è in vigore da un anno, ha negato un rinvio nonostante fosse a ridosso, praticamente l'udienza fosse il giorno dopo della data prevista per il parto. L'ordine di Roma ha deliberato sul punto, sentiamolo Antonino Galletti intervistato da Milena Miranda, e poi vi racconteremo gli aggiornamenti su questa vicenda. Scarica la nostra app News Law Web Radio per Apple e Android. Le interviste in diretta di News Law Web Radio. Qui a News Law Web Radio siamo con il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avvocato Antonino Galletti. Buongiorno Antonino. Buongiorno. Antonino, nei giorni scorsi il consiglio dell'ordine che tu presiedi è dovuto intervenire in merito ad una vicenda, diciamo incresciosa, va? Di che cosa si è trattato? Una collega ci ha rappresentato la circostanza di aver chiesto un differimento di un'udienza nell'ambito di un procedimento di separazione, e in quanto avrebbe partorito esattamente il giorno dopo l'udienza. Quindi, quindi la collega chiede un differimento, correggimi se sbaglio, sì. Chiede il differimento di un'udienza che era prevista per il 16 aprile, esatto. E non le viene data prevista, diciamo, del parto il 17, e non le viene concesso. In realtà il giudice si riserva ogni valutazione, però all'esito dell'acquisizione delle determinazioni di controparte e poi attesa la natura del procedimento e degli interessi sottesi. Il che è abbastanza singolare, perché le determinazioni addirittura della controparte, nemmeno del difensore della controparte, ma proprio della controparte persona fisica, in effetti certo. Insomma, è una cosa abbastanza singolare, e anche la natura del procedimento e degli interessi sottesi è un argomento difficile da digerire, sia perché non è previsto dal legislatore come causa ostativa alla tutela della maternità degli avvocati, e soprattutto questa natura degli interessi sottesi e del procedimento non erano state ostative a un rinvio d'ufficio dell'udienza che veniva dal 31 ottobre. No, come se poi queste esigenze fossero in realtà prevalenti rispetto esatto. a un'esigenza sì. che è, sì. diciamola, anche sì. indifferibile, insomma, esatto. della data prevista. Sono evidentemente natura del procedimento e interessi sottesi che sono cedevoli rispetto alle esigenze dell'ufficio per il rinvio d'ufficio di 6 mesi, e invece prevalgono sulla maternità dell'avvocato, e questo sinceramente ci è sembrato inaccettabile, anche perché nella legge di bilancio del 2018 finalmente erano stati codificati due articoli certo. Nel
l'articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, il 420 ter del codice di procedura penale, che invece prendevano atto del fatto che anche gli avvocati hanno diritto alla tutela della maternità, sia pure con colpevole ritardo, e garantisce per i 2 mesi anteriori alla data del presunto parto e per i 3 mesi successivi una disciplina di protezione che mi sembra sacrosanta per la tutela della maternità. Assolutamente, assolutamente sì. Tu sei anche consapevole, immagino, che il Consiglio dell'Ordine che presiedi ha comunque sta facendo una campagna, diciamo, di innovazione, perché a me perlomeno non risulta che ci siano stati consigli dell'ordine che abbiano preso posizione. Forse qualche mese fa prese posizione il Consiglio dell'Ordine di Firenze in merito alle contestazioni che erano state fatte alle avvocatesse che difendevano gli americani, no? Che c'era questa difesa di questi due americani. Però, diciamo, è stata una questione poi posta successivamente. Come Consiglio dell'Ordine, credo siate in assoluto i primi a far rilevare poi questioni del genere. Ma non vi siete fermati a questo, perché nei giorni scorsi avete preso posizione anche per l'avvocatessa iraniana. Che cosa avete proposto come Consiglio dell'Ordine? Per completare il ragionamento su questa collega che ha diritto a che sia tutelata la maternità e nonché per la tutela del nascituro, abbiamo previsto una sensibilizzazione nei confronti del Presidente del Tribunale e dei capi degli uffici giudiziari e in subordine la segnalazione al Procuratore Generale della Suprema Corte e alla sezione competente del Consiglio Superiore della Magistratura per l'avvio dell'azione disciplinare. Non solo, ma tutti i consiglieri dell'ordine si sono dati disponibili a sostituire l'udienza del 16 aprile, quindi andremo tutti e 25 in udienza se dovesse essere confermata la data, e poi per lo stesso giorno. Oddio, speriamo di no, perché speriamo di no. Ho già disposto la convocazione del Consiglio straordinario proprio dentro il Tribunale, in modo tale da dare un segnale anche tangibile e visivo del fatto che la maternità delle colleghe deve essere tutelata, così come giustamente viene tutelata la maternità del giudice. Siccome se un giudice va in maternità, nessuno si permette di parlare, di attendere determinazioni delle controparti. Bravo. Giustamente va in maternità. Infatti. E se va in maternità, anche nonostante la natura del procedimento e degli interessi sottesi, mi sembra sacrosanto che un principio analogo debba valere a tutela della maternità dell'avvocato. Certo. Per quanto invece riguarda la delibera che abbiamo preso a tutela della collega iraniana e quindi generale degli avvocati che sono in difficoltà per il lavoro che fanno di tutela soprattutto nell'ambito dei diritti umani, abbiamo innanzitutto chiesto che il congresso nazionale, la sessione straordinaria del congresso nazionale forense di aprile venisse intitolata alla collega Nasrin Sotoudeh, e poi abbiamo segnalato questa cosa al Parlamento europeo, questa situazione drammatica di violazione dei diritti di difesa e anche della persona del difensore, al Parlamento europeo, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti, cioè quello della giustizia e il ministro degli esteri. Quindi devo dire che qualcuno ci ha già risposto, ora non voglio anticipare nulla perché ancora non ho fatto le comunicazioni in Consiglio, però a livello internazionale qualcosa si sta muovendo e anche il Parlamento europeo è stato particolarmente sensibile. A me sembra un'ottima cosa, tranne il fatto che non vuoi anticipare nulla in radio, però mi sembra un'ottima cosa. A parte tutto, a me sembra che le attività del Consiglio debbano interessare anche queste questioni, anche e soprattutto queste questioni. Un Consiglio dell'Ordine ha, oltre che le attività amministrative da svolgere, comunque un ruolo istituzionale importantissimo, e quindi di questo bisogna darne atto, e anche per questo noi come Radio dell'Avvocatura
Ti stiamo attenzionando, Antonino. Sì, sì, no, ma poi se non lo facciamo noi a Roma con 25.000 iscritti e con l'attenzione anche mediatica e di stampa che c'è sulle nostre vicende, sarebbe veramente un peccato. Quindi secondo me abbiamo l'obbligo di intervenire a tutela dei nostri iscritti, infatti, ma anche in generale a tutela della funzione difensiva e della dignità della professione forense, che in questo momento, soprattutto in alcuni paesi, è messa a repentaglio. È messa a repentaglio, è messa grande a rischio, sta accadendo qualcosa davvero di molto molto grave, quindi quello che di poco o di molto si può fare, bisogna farlo, come si dice, da qualche parte bisognerà pure cominciare. Antonino, noi ti lasciamo comunque una buona giornata, ti ringraziamo per essere stato come sempre disponibile con noi e un buon lavoro, grazie. Grazie infinite e grazie per l'attenzione. Buon lavoro. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie ad Antonino Galletti, siamo tornati nel nostro studio virtuale. Milena, su questa vicenda ci sono degli aggiornamenti, quali sono? Sì, nell'intervista il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avvocato Antonino Galletti, ci dice che erano addirittura disposti, proprio tutto l'ordine, tutti e 25, ad andare in udienza. Era effettivamente una cosa abbastanza scandalosa. Gli aggiornamenti sono che la delibera e quindi, diciamo, la mobilitazione del Consiglio dell'Ordine per una cosa onestamente scandalosa e ha funzionato, quindi il rinvio chiesto dalla collega è stato ottenuto. Noi peraltro le facciamo i migliori auguri per il prossimo parto, perché insomma stiamo parlando tra un paio di settimane, sicuramente sarà un parto, andrà tutto bene, siamo convinti andrà tutto bene anche al congresso straordinario, che dici Pierluigi? Perché negli stessi giorni, 5-6 aprile, ricordiamoci, il congresso straordinario dell'avvocato. Ebbene sì. Sì. E allora sì, ma vabbè, andrà sicuramente meglio il parto del congresso, comunque una notizia più positiva. A me, io riflettevo sentendo l'intervista di Antonino, che la motivazione era data la natura degli interessi sottesi, come se poi... il parto non fosse rientrante negli interessi sottesi della natura, della famiglia, vabbè. Infatti, vabbè, comunque. Che insomma, lasciamo tutto è bene quel che finisce bene. Giustamente, però sai che cosa ci vorrebbe? Un pernacchio di De Filippo, ne parlavamo della musica. Assolutamente sì. che poi è grandioso, per chi non lo conoscesse, adesso lo trovate anche su YouTube. In realtà esisteva, per chi non lo sapesse, esisteva a Napoli questo personaggio che poi Edoardo De Filippo riporta in questa cosa insomma televisiva, che su commissione poteva andare e fare questo pernacchio. Sì, no, è una persona che veramente insomma faceva questo, metteva al servizio questa capacità, anche perché poi esistono varie modalità di pernacchio, ma che però insomma noi non faremo. Ma non ce n'è stato bisogno, per fortuna. L'Ordine di Napoli ha ottenuto il risultato per sé. Milena, sì, salutiamo i nostri ascoltatori, finisce qui la puntata, un caro saluto, buone udienze, buon lavoro, un ringraziamento anche a Ornella Sala in regia, a te la parola per i saluti finali. Assolutamente sì, io sempre con una frase, questa volta di Neumann, che dice: durante la vostra permanenza sul pianeta Terra siete pregati di mantenere, nella misura del possibile, l'allegria e il ritmo. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui.
Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.